Buongiorno. Ciao, Che buongiorno. tipo? Che sito è? Dolcissima me si chiama, un blog. Dolcissima me? Sì. Tipo Dulcinea, Dulcinea, la mia Sì. Dulcinea. Che tipo di eroe è Don Te lo Chisciotte? faccio dire da Serra. Sono stancato di dirlo io. Vai, Serra. Don Chisciotte è un eroe che vive in un mondo suo e che vuole comunque sfidare tutto ciò che non va bene su questa terra, ha la sua pazzia che è una specie di stimolo per lui e lui ci crede fino in fondo e questa è la sua più grande particolarità, è il fatto di credere ai suoi sogni fino alla fine. E i vostri personaggi nell'epoca contemporanea come si collocherebbero? Che tipo di rapporto avrebbero con il mondo di oggi? Don Chisciotte e Sancho Panza? Sì. Forse è più difficile nel mondo moderno che avessero un dialogo, perché se è un aristocratico, se è un blasonato, se è un nobile come lo è Don Chisciotte, perché Hidalgo significa Hijo de algo, e in quel periodo della Spagna il re aveva lasciato un editto che le famiglie, soprattutto aristocratiche, tutto il lascito del padre doveva andare al primogenito. Perché? Perché se si necessitava dei soldi per andare in guerra contro qualcuno, era più facile ripossessarsi di quel denaro, perché se invece veniva spartito fra 10-12 figli era finita. Quindi Hijo de algo vuol dire che è figlio di qualcuno, ma lui non era il primogenito. Era il secondo genito, quindi il primo genito si è beccato tutto, lui ha avuto solo, gli è rimasto l'essere blasonato, l'aristocrazia, eccetera, tutto quanto. E aveva questa biblioteca piena di romanzi cavallereschi e si era insecchito il cervello a furia di entrare dentro quell'immaginifico, perché non poteva fare altro, non aveva i soldi per. Aveva un ronzinante nella stalla di 16 anni, oramai vecchio, neanche capace più di galoppare, e diventa pazzo e va nel mondo per risistemarlo, per contro i corrotti, i corruttori, i traditori, i truffaldini, i gabellieri, i furbetti, per lasciare ai posteri un mondo migliore. Ecco, questo è un signore blasonato, una certa, che parla con Sancho Panza, questo che è un contadino, una persona terra-terra, di umili origini, proprio che zappa la terra, che si spezza la schiena, quindi è proprio concreto, non sai neanche che cosa vuol dire certe parole, gliele spiegherà lui nel viaggio, eccetera. Non credo che ci sarebbe oggi una pazienza così da parte di un aristocratico di parlare con un popolano, e forse questa forbice sociale che si è allargata ancora di più dopo il lockdown e durante il lockdown fa male. Ecco perché il messaggio, secondo me, di Don Chisciotte è ancora più potente, soprattutto dopo il lockdown. Questa metafora dei mulini a vento è quello che noi stiamo facendo contro il Covid, contro chi, no vax, sì, no, pro, vaccini, quello, quell'altro. È una continua lotta e continua ad avere le varianti Omicron e quant'altro, e ci frega. Volevo dire un'altra parola, ma non posso dire perché siete su web, ci frega in continuazione. E invece dovremmo unirci per poterlo debellare. Invece siamo disuniti. E questa è la realtà. Loro invece uniti creano un mondo. Chiede qualcuno in giro, Don Alonso Quixano. Chiede qualcuno, Cervantes, Miguel de Cervantes, qualcuno che ha fatto spagnolo magari. Chiedi Don Chisciotte, dall'Alaska alla Patagonia. Ti rispondono tutti, ed è lui che ha vinto su tutti, con il suo Sancho Panza. Ed è questa la metafora, il messaggio da lanciare, secondo me. Grazie, diamo appuntamento a teatro. Certo, vai, Serra. Allora vi aspettiamo perché comunque dobbiamo ripartire e non potremo mai ripartire senza la cultura. Vi aspettiamo per condividere momenti divertenti e che fanno anche riflettere, Molto, direi, con molto, molto. voi. E purtroppo per ripartire abbiamo bisogno di voi, perché se noi abbiamo un teatro vuoto si ferma tutto. Quindi vi aspettiamo. Allora, stasera c'è la prima, 18 gennaio al Teatro Manzoni, 20:45 fino al 30, poi andremo in tournée fino al 27 di marzo. Grazie. A voi.